Volete parlarci dei vostri fratelli e di come avete lavorato con Gabriele Muccino per creare questa grande famiglia sul set? Prego. Non è una domanda da poco. Questa grande famiglia è nata perché è stata, ognuno di noi è stato scelto da Gabriele Muccino. Lui è assolutamente capace di riconoscere le persone, di vedere i talenti, di capire se le persone sono adatte al personaggio che lui ha in testa, perché prima di tutto lui ha in testa tutto il film, anche se è una serie che dura ore e ore, lui ce l'ha tutto in testa. E ogni attore viene preso e portato dove lui vuole che vada. Personalmente lui dice che mi ha domata, io con tutte le mie fissime e le mie insicurezze, eccetera, eccetera, perché credo che ho reso bene Maria proprio perché mi sono levata tutti gli orpelli che un'attrice spesso ha, nel senso che è molto naturale, sono andata avanti perché volevo che Maria fosse una persona autentica e che lo spettatore vedesse in lei una persona come loro, uguale, con le stesse difficoltà, con le stesse pene, con gli stessi dolori. Ed è stato un cast molto unito, molto affiatato. Pensate che siamo stati 3 settimane all'Argentario, dalla mattina alla sera, sempre insieme, non c'è stato mai uno screzio, mai una cosa, siamo stati benissimo. Perché non c'ero io? Perché non c'era lui. E all'Argentario non c'era. All'Argentario non c'era e ci è mancato tanto. E perciò voglio dire, ipocriti. Vedi, insomma, ormai la famiglia Ristucci è entrata, eccola, ormai a far parte delle nostre vite. Ecco, invece te, Francesco, cosa ci puoi dire? Ecco, com'è lavorare con un regista talmente affascinante, tanto che hanno coniato il termine mucciniano, cioè è raro anche una cosa del genere. Sì, ma è molto, come dirti, cioè lavorare con Muccino e con gli attori che ha scelto Muccino è stato molto facile in realtà. Poi naturalmente è difficile, nel senso che tu devi dare il massimo, nel senso che ci sono sempre scene scritte con una, c'è una tensione da dover esprimere, c'è una temperatura da dover mantenere, quindi non facile in questo senso. Facile nel senso che con la generosità e la chiarezza di cui Muccino dispone e il fatto che ognuno di noi si sentiva a proprio agio, perché veramente ha fatto un cast con grande accortezza, con grande precisione. Quindi quando tu non senti il disagio sul set, perché nessun collega, nessun attore o nessuna attrice si sentiva, diciamo, a parte Paola, che Paola è di un'insicurezza cosmica, che, capito? Cioè Piero Angela potrebbe fare una puntata di Super Quark sulla sua insicurezza, ma quindi che dai per scontato, già lo sai, ma nessuno era a disagio, quindi così si lavora veramente bene. Ma io credo che poi questo si veda, perché tutto è tornato, tutto capito, ha preso la propria posizione, il proprio posto, e il risultato secondo me è questo, insomma c'è, si vede. Ma poi lo vedrete, sì. Vi renderete conto. Ma lui conto? Ha visto qualcosa? Sì, abbiamo visto i primi episodi. Ah, ok, ok. Ma la famiglia è una delle istituzioni più dibattute in Italia, da sempre. Che famiglia ci regala secondo voi Muccino? Cioè, quale famiglia traspare? Qual è il suo senso della famiglia dopo questa serie secondo voi? Anche per voi. Ma adesso, cioè, estrapolare un senso generale assoluto della famiglia da questa serie, da questo film, non credo che sia quello lo scopo. È che la famiglia può essere anche un contenitore di grande tensione, di grande, tra virgolette, negatività, cioè non esiste soltanto naturalmente la famiglia ideale, quella non esiste in un altro senso, ma voglio dire, non esiste soltanto un luogo sicuro
un luogo degli affetti, un luogo dove tu sei protetto, eccetera, eccetera. Certamente è così per la stragrande maggioranza, però c'è, è anche un posto che può essere molto, molto difficile, molto pericoloso e pieno di insidie, dove magari tu per crescere devi abbandonare la famiglia, devi andare fuori. Cioè lui praticamente ci invita a riflettere su un'istituzione che è sì centrale, importante, ma che insomma non bisogna dare per scontato, credo questo. Ecco, dato che Gabriele ci ha parlato di una seconda stagione in Script for Hollywood e già ha lavorato su una lunga serialità, peraltro insieme, cosa spinge un attore a dire sì a progetti che comunque possono occupare molto tempo nella loro filmografia? Cosa vi spinge a dire di sì a progetti di questo tipo? Che sia ancora più convincente di quello che deve essere un film. Proprio perché no? Assolutamente. Poi voglio dire, nessuno di noi era la prima volta che lavorava con Gabriele Muccino, e sapere come lui lavora già ti dà una tranquillità diversa, perché è veramente, è unico, via, lo posso dire? Certo. Lui è unico perché è molto generoso. Sul set dà veramente lui il massimo. E uno si sente tutto contento di dare il massimo, capito? Perché aprire il cuore alle emozioni, tirare fuori le emozioni, piangere, sorridere, sentire, nel momento in cui un attore sente qualche cosa, può stare tranquillo che arriva dall'altra parte dello schermo. Perché perlomeno parlo quello che è successo a me, di sentire davvero le emozioni, entrare completamente dentro al personaggio, grazie anche proprio al lavoro di Muccino, perché, ripeto, ti prende e ti porta dove vuole lui. Lui già sa tutto. Grazie mille. A lei. Esatto.